Io sono Sandro Varone, sono attualmente presidente di corso di laurea e un docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale. L'ingegnere meccanico è da sempre una delle figure professionali maggiormente richieste al mercato. La grande maggioranza delle aziende operanti sia in ambito produttivo che nei servizi si avvale delle sue competenze per attività come la progettazione, la produzione e la gestione. Per tali compiti sono richieste sia competenze professionali di ottimo livello, che la capacità di mantenere le competenze stesse nel tempo attraverso un aggiornamento continuo. Il corso di laurea in ingegneria meccanica ha come obiettivo la formazione di una figura professionale caratterizzata da una solida preparazione culturale, sia di base sia specifica. Il progetto formativo si basa su una tradizione tra le più consolidate della scuola, arricchita dalla continua interazione dei docenti con la moderna realtà industriale. Il laureato in ingegneria meccanica possiede capacità critiche e competenze di problem solving che gli conferiscono caratteristiche di versatilità con cui affrontare efficacemente la maggior parte delle richieste di professionalità tecniche e dirigenziali provenienti dal moderno mondo produttivo, industriale e dal terziario avanzato. La validità del profilo professionale in uscita dal corso di laurea è dimostrata dal fatto che entro alcuni mesi all'ingresso del mondo del lavoro la percentuale di laureati in ingegneria meccanica presso l'Università di Pisa che ha ottenuto un impiego sfiora il 100%. Vedremo adesso una breve panoramica dei principali compiti che l'ingegnere meccanico può essere chiamato a svolgere nella sua attività professionale. Tra di essi rientra sicuramente quello della progettazione. Partendo dall'individuazione di nuove richieste del mercato, vengono ideati a livello concettuale e sviluppati fino nei minimi dettagli nuovi prodotti, macchine o impianti industriali che risolvono tali esigenze. Un altro ruolo chiave dell'ingegnere dell'industria è poi quello di individuare ed organizzare il processo tecnologico più idoneo alla produzione di un determinato manufatto industriale, curando la qualità del prodotto e la economicità del processo. La grande complessità di molti prodotti industriali rende necessario affiancare le attività di progetto e produzione con una verifica sperimentale del comportamento di materiali e componenti. Questa attività si avvale oggi di tecniche estremamente sofisticate e si associa spesso alla certificazione della rispondenza del prodotto ai requisiti normativi e di sicurezza. L'ingegnere meccanico può occuparsi di dirigere le attività di montaggio e installazione di grandi impianti industriali o strutture, e gliene cura poi la manutenzione in esercizio in modo da garantirne l'affidabilità nel tempo. L'ingegnere meccanico svolge spesso anche ruoli di tipo gestionale, curando l'organizzazione e la direzione di gruppi di lavoro o di interi settori dell'azienda, nonché la gestione di impianti, reti di distribuzione e servizi, nel rispetto delle norme di salvaguardia della vita umana e dell'ambiente. La vendita e la commercializzazione di prodotti industriali ad elevata complessità richiede spesso un alto grado di competenza tecnica. Per tale ragione, questi compiti sono spesso affidati agli ingegneri meccanici, cui viene spesso anche demandata la cura di servizi come le reti di assistenza al cliente dopo la vendita. Nella moderna realtà industriale, il ruolo della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi è sicuramente destinato a crescere e costituisce una sfida appassionante per i giovani che si affacciano nel mondo professionale e che intendono mettere alla prova la loro creatività e la loro inventiva. Infine, l'ingegnere può essere chiamato a operare nel campo della formazione, sia all'interno delle aziende nel confronto del personale o dei clienti di cui si renda necessario curare l'aggiornamento, sia sotto forma di vero e proprio insegnamento nella scuola secondaria o nell'università. Questi compiti possono essere all'interno di aziende, nell'apparato statale, nelle amministrazioni locali o come libero professionista, fornendo servizi o consulenze. Il ruolo dell'ingegnere può variare molto per grado di responsabilità, arrivando fino ai massimi livelli dirigenziali. Sotto questo punto di vista possiamo dire che, fermo restando il ruolo determinante delle doti personali, l'ingegnere meccanico laureato nell'Università di Pisa possiede una formazione che costituisce un'ottima base di partenza per una forte crescita professionale, come dimostrato da numerosi brillanti esempi. Nello svolgimento dei suoi compiti professionali, qualunque essi siano, l'ingegnere è sostanzialmente chiamato continuamente ad affrontare problemi tecnici ed organizzativi, talora di grande complessità. Per la loro soluzione gli si avvale in primo luogo di un'approfondita conoscenza delle leggi della natura, in particolare di quelle della fisica. Queste costituiscono la base del suo senso critico, fornendogli la capacità di individuare gli aspetti rilevanti di ogni problema, il tipo di soluzioni proponibili e gli studi necessari ad assicurare il corretto funzionamento del prodotto.
Tra gli studi e le indagini, data la complessità dei fenomeni in gioco, vengono oggi condotti facendo largo uso di sofisticati strumenti di simulazione di processi fisici tramite computer. Questi, se usati in maniera appropriata, dischiudono all'ingegnere possibilità impensabili fino a pochi anni or sono per quanto riguarda l'approfondimento e la precisione delle analisi. Un'approfondita conoscenza delle tecniche costruttive e produttive è poi indispensabile per un'appropriata selezione delle soluzioni più affidabili, semplici ed economiche. Queste richiedono oggi un approccio decisamente multidisciplinare, che prevede ad esempio una stretta integrazione tra elementi meccanici e componenti elettronici. La creatività, intesa come la disponibilità a confrontarsi con sempre nuovi problemi e come la propensione alla ricerca di nuove soluzioni, è poi, se non indispensabile, sicuramente utile per vivere con il giusto entusiasmo e partecipazione una professione che si propone di utilizzare la conoscenza delle leggi della natura per creare qualcosa di nuovo. Il risultato di tutto questo può essere la sintesi di un nuovo prodotto industriale, spesso di grande complessità, il cui corretto funzionamento non manca spesso di suscitare negli stessi ideatori e costruttori un senso di stupita meraviglia. Il corso di laurea in Ingegneria Meccanica di Pisa è stato tra i primi in Italia a recepire e attuare la nuova organizzazione didattica prevista dalla riforma degli istituti universitari, articolata su tre livelli in serie: laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca, destinata a divenire il modello europeo standard di formazione accademica. L'accesso al primo anno del corso di laurea triennale in ingegneria meccanica a numero programmato locale fissato a 220 immatricolati. L'attuale piano di studio prevede un primo triennio finalizzato alla costruzione di solide conoscenze di base e allo sviluppo delle capacità critiche e di problem solving richieste per un moderno ingegnere meccanico. Una volta conseguita la laurea, al termine dei 3 anni lo studente può inserirsi nel mondo del lavoro o proseguire gli studi verso i titoli di secondo livello. I laureati di ingegneria meccanica che desiderano proseguire gli studi universitari accedono direttamente ai corsi di laurea magistrale in ingegneria meccanica e al corso di laurea magistrale in ingegneria dei veicoli terrestri. Dall'anno accademico 2012-2013, oltre al curriculum meccanico, è attivo il curriculum formativo dedicato all'ingegneria nucleare. Tale curriculum, basato sull'affinità culturale di contenuti che ha da sempre caratterizzato i primi anni degli studi in ingegneria meccanica e nucleare dell'Università di Pisa, fornisce le competenze necessarie per un proficuo completamento degli studi nel settore, consentendo l'accesso diretto al corso di laurea magistrale in ingegneria nucleare. Infine, nell'anno accademico 2019-2020 è stato attivato il curriculum cartario. Le finalità del curriculum cartario riguardano l'acquisizione delle competenze progettuali di utilizzo, manutenzione e sicurezza dei macchinari utilizzati negli impianti di produzione della carta. La diversificazione dei curricula comincia al secondo anno. La laurea magistrale in ingegneria meccanica è stata organizzata per fornire competenze altamente complete ed aggiornate in settori di grande attualità. Il progetto prevede sia un completamento della preparazione generale, sia l'offerta di formazioni in specifici settori di rilevante interesse industriale. Per quanto concerne il primo aspetto, il piano di studi comprende una serie di corsi obbligatori che riguardano i più importanti settori della moderna ingegneria industriale e di cui i programmi sono stati definiti in stretto coordinamento con i relativi corsi propedeutici della laurea triennale. Relativamente al secondo aspetto, il corso di laurea è articolato in indirizzi aventi la funzione di fornire una preparazione completa ed aggiornata in alcuni settori professionali di maggiore interesse per l'industria meccanica, come la produzione, la progettazione e i materiali. La qualità della didattica nel corso di laurea in ingegneria meccanica è il risultato di una vasta opera di revisione ed aggiornamento dei programmi, che prevede tra l'altro la chiara individuazione per ogni corso di obiettivi didattici, contenuti e criteri di valutazione del profitto. Viene inoltre ricercata una stretta collaborazione tra i docenti per un ottimale raccordo tra i corsi. L'attività didattica si basa su lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche nei vari laboratori messi a disposizione dei dipartimenti, viaggi di istruzione in Italia e all'estero e seminari integrativi svolti da esperti italiani e stranieri. Il corso di studi si conclude con una prova finale, che prevede la discussione di una relazione, spesso svolta in collaborazione con un'azienda, in modo da facilitare allo studente nell'ingresso nel mondo del lavoro. Infatti, il corso di laurea mantiene continui ed estesi rapporti di collaborazione con il mondo industriale, sia per attività di ricerca che per iniziative didattiche. Lo studente può usufruire in prima persona di tali rapporti sia partecipando ad attività di tirocinio, che prevedono una permanenza in azienda, sia attraverso lo svolgimento di tesi o esercitazioni condotte in collaborazione con le industrie. Al fine di favorire una scelta consapevole
studenti, si ritiene opportuno elencare alcune attitudini e doti caratteriali ritenute utili per affrontare efficacemente il corso di studi e soprattutto per svolgere con soddisfazione la successiva attività professionale. Tra queste rientrano sicuramente buone capacità logiche e matematiche, attitudini di interesse a comprendere e studiare il comportamento di sistemi fisici complessi, capacità critiche, capacità di presentare in modo chiaro, conciso e ben organizzato i risultati di un'attività in forma orale e scritta, attitudini di interesse ad affrontare in modo attivo problemi nuovi, creatività intesa come interesse e propensione nell'ideare e proporre problemi nuovi e soluzioni, disponibilità al lavoro di gruppo, capacità di assumersi responsabilità e prendere decisioni, disponibilità ad un aggiornamento professionale continuo. Bene, questo è tutto. Maggiori informazioni sono disponibili nei siti dell'Ateneo e nel sito del corso di laurea in Ingegneria Meccanica. Arrivederci.